Allora, buongiornissimo. Oggi è domenica, io ho queste occhiaie terribili e niente, di solito appunto volevo farvi vedere solamente i prodotti che utilizzo per i capelli. Io ho questi capelli lunghi che sono stati decolorati da giugno, ok, si sono pure schiariti e sto praticamente utilizzando prodotti della Pomelo da penso almeno giugno-luglio. Giù di lì, quindi sono un po' di mesi che utilizzo questi prodotti e niente, insomma, volevo condividere con voi un po' la mia esperienza con Pomelo. Sono prodotti che ho acquistato io. Però prima di parlare dei prodotti di Pomelo, sto cercando di finire questo olietto che io di solito mi metto sempre come pre-shampoo e niente, lascio i capelli appunto così. Questo qui è un marchio vecchissimo, se vi conviene screenshottarlo, adesso ve lo metto così in evidenza. Perché io onestamente non lo conoscevo, me l'ha fatto vedere solamente mia madre perché ce l'aveva lei in casa e quindi ho detto vabbè senti dammelo perché comunque sia mi aiuta tantissimo ad evitare stecchezza proprio sui capelli. Via, ormai non manca veramente poco, lo finisco se non... Allora, volevo approfittare di questa modalità cinematografica perché ho tutto lo sfondo abbastanza sfocatino. Vediamo se riesco a registrare qualcosa con una qualità un po' più decente. Sto provando l'iPhone nuovo, quindi perdonatemi. E niente, volevo parlarvi appunto di questi prodotti qui che sto utilizzando. Allora, questo qui è uno shampoo che tra l'altro ho anche ripreso di recente con uno sconto di Giorgia Mitch. Ho visto su Instagram che ha messo uno sconto del 50% dei prodotti e ho voluto provare anche le maschere, ho preso un po' di roba. Questo qui è uno shampoo indicato per capelli colorati e devo dire che è vero che io non ho più quel biondo di una volta, perché i miei capelli sono tendenti a ramato, ok? Avevo fatto la decolorazione che partiva molto dall'alto, quindi ad oggi sono ancora in fase che anche se crescono sono comunque alte, cioè parte alta ancora la decolorazione. Questo qui invece è un balsamo che sto per finire. Ho deciso invece di prendere l'altra versione del balsamo, sempre di questa linea qui. E questo balsamo qui mi sono trovata molto ma molto bene, rende i capelli di un morbido. È vero che io non è che abbia particolari problemi o esigenze perché io non ho il capello crespo, il capello liscio, il mio capello però è bello grosso e c'è da dire che sulle punte con la decolorazione si rovina, cioè ho i capelli comunque rovinati, ma bene o male riesco a controllarlo anche appunto con questo balsamo qui, assolutamente. Che me li rende super super morbidi. Okay, tra questi due preferisco sicuramente questo prodotto qui, questo shampoo qua. Lava bene i capelli, ha un profumo molto delicato che a me piace tantissimo. Eccolo qua, forse si vede meglio così. Però, insomma, questo ci sta abbinato a questi due prodotti qui che ho preso. E questo siero qui è veramente favoloso. Cioè, io lo metto esclusivamente sulle punte, che sono, cioè, la parte proprio più secca, che in realtà io dovrei anche andare a spuntare i capelli. E allora, così, cioè sentirlo dentro la boccetta non mi piace l'odore. Infatti la prima volta che l'ho sentito ho detto, mio Dio, no, adesso ho preso un prodotto che non utilizzerò mai solo per il profumo. Invece una volta applicati sui capelli si perde proprio, perciò ne vale la pena, ecco, di prenderlo, perché effettivamente poi rende il capello super lucido, ma super super lucido, come se avesse messo tipo dei cristallini, insomma, e poi ancora più morbidi, rafforza ancora di più questo balsamo, ecco. E poi metto sempre questo prima di utilizzare phon, piastra, faccio proprio una spruzzo sulle lunghezze, e questo qui è appunto, si chiama Matcha Mousse. Di solito appunto lo applico sui capelli umidi e mi facilita tantissimo la pettinatura dei capelli, ok, questo prodotto qui, ed è un, appunto come c'è scritto qua, uno spray idratante al sale marino infuso di tè matcha, e soprattutto quest'estate l'ho utilizzato molto molto di più. Adesso diciamo che non è un passaggio insomma essenziale che io faccio, ecco, però magari tipo la domenica che sono un po' più tranquilla, non nel mezzo della settimana dove magari sono di corsa, lo utilizzo tantissimo. Oh. Sto finalmente, scusatemi l'inquadratura pessima, ma purtroppo ci dobbiamo arrangiare. Qualche goccettina. E poi metto sulle punte quando ancora non sono proprio perennemente asciutti i capelli.
poi continuo appunto l'asciugatura. Ok, io mi sono praticamente asciugata i capelli. Una cosa che sto facendo di recente è piastrarli. Voi direte, ma scusami, tu hai già i capelli lisci, che cacchio li piastri a fare? Avete ragione, nel senso che non ho chissà quale necessità, però quando li piastro, a parte che mi accorgo che sono proprio lisci lisci e non si formano le pieghe che qua ogni tanto all'altezza appunto della base del collo mi si formano le pieghe, perché c'è da dire che purtroppo avendo i capelli decolorati, soprattutto questa parte qua in giù, appena li piego, appena ci metto un elastico, si forma proprio la piega. Ed è terribile, terribile. Comunque, vi volevo parlare di questa piastra che sono almeno 3-4 settimane che sto provando. È una piastra abbastanza particolare. Intanto, vabbè, io l'ho già attaccata. Si schiaccia così, qua ci sono le varie potenze. Io non la tengo tanto alta, ok, devo essere sincera. Ed è appunto di questo marchio qui. VKK, aspettate che ve l'ho mostrato al contrario. Praticamente è un marchio che appunto voi potete trovare su Amazon e, come potete vedere, ha i dentelli. È una piastra diversa rispetto a tutte le classiche piastre, quelle con i beccucci, non so come dirvi, quelle che si aprono e si chiudono, ok? Io non ho mai avuto una piastra. L'unica piastra che avevo avuto veniva tipo da parte di una collaborazione che era da viaggio e non ho praticamente mai utilizzato. Però questa devo dire che, vabbè, a parte sistemarmi i capelli, me li riordina proprio, quindi evito le pieghe qui dalla base del collo in giù, soprattutto anche magari durante la settimana che magari li leggo e si formano tutte le pieghe, quindi perde proprio il suo liscio perché appunto, ripeto, avendoli decolorati, questo è un po' il difetto, ok? Non ho problemi tanto qua alla radice perché questi sono i miei, sono morbidissimi, sono dal vivo adesso non si vede purtroppo, ma sono super super lucidi, il problema è qua. Faccio io, vabbè, in realtà metto una potenza con tre pallini, a volte anche due, non la metto tanto forte. La cosa bella è che è una piastra che si scalda subito, qua dietro non è praticamente calda, cioè si può toccare, ok? In realtà ve la danno sia con delle mollettine che non mi ricordo se c'è il guanto, perché io già il guanto ce l'avevo per l'arriccia capelli. E niente, quindi voi la passate e semplicemente vi pettinate i capelli, è subito pronta, si riscalda subito, ok? Ovviamente non dovete toccare questa parte perché qua così non è calda e io la metto anche ad una potenza, insomma, relativamente bassa, però appunto io ci prendo una ciocchina e li liscio totalmente. Potete farlo sia da sopra che da sotto, quindi fare anche così, vedete? Ok, quindi niente, io di solito sistemo soprattutto qua la parte indietro, che non mi piace per niente. Potete prendere ciocche larghe, vabbè, insomma. Io capisco che fare una recensione sui miei capelli, che sono già lisci, ha poco senso, ok? Loro mi avevano chiesto appunto se volevo collaborare con loro. Io ho accettato perché in realtà non ho mai avuto una piastra, ho sempre avuto arricciacapelli. E quindi ho detto, ma questa è una piastra particolare. Ho detto, ma proviamola, poi magari non funziona. Però ho visto un po' di recensioni in giro e anche comunque sul capello mosso funziona, dovete solamente appunto ridurre la ciocca o dal basso verso, cioè partite da sotto, insomma, mamma mia le mie descrizioni, oppure prendete la ciocchina e la fate dall'esterno, come vi pare piace, insomma. A me piace fare un po' un mix di tutto. Che c'è, amore? Amore, è tardissimo. È tardissimo. Io sono già pronta. Ok, ultima parte di video che volevo, madonna mia, un po' traballante, però volevo farvi vedere i capelli con la luce del sole, perché prima in casa c'era una luce pessima, però insomma, luce del sole? No, con la luce naturale, amore. Vabbè, comunque sia belli, belli belli. E niente, non so se si rende, ma se si rende, non so se rende, ma sono veramente super super lucidi, soprattutto il mio colore naturale, madonna, che alla fine è il nero nero, però anche sotto alla fine sono morbidi, insomma.
Ok, noi siamo stati a mangiare e niente, siamo tornati a casa. Ovviamente i capelli sono rimasti lisci, insomma, non si sono scombinati, nonostante l'umidità, nonostante la pioggia. A parte che i miei si appesantiscono durante la pioggia, però sono stati in piega tranquillamente, senza particolari problemi. Vi lascio tutti i vari link nell'info box se siete appunto interessati anche soprattutto ad acquistare la piastra. Lo trovo un prodotto, cioè io mi ci sono trovata bene, ovviamente con i capelli appunto mossi per me è difficile dare una, cioè dare un'opinione ovviamente, perché avendoli già io lisci, l'unica cosa che ho potuto fare è stato provarli appunto sul mio capello, che già di per sé era liscio. Ecco, devo dire che comunque li mantiene molto morbidi, non li secca per niente questa piastra qui, quindi questo è sicuramente un fattore positivo. Niente, se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Domani inizia un'altra settimana pesantissima, quindi vabbè, insomma, questo video andrà penso online mercoledì e nulla.